sempre tu sei primo, però, che fortuna, Allora, vediamo un po'. Una parola bella. Una bella parola, Gico. Questa è la parola più bella del dizionario italiano, penso. Ok, una bella parola intrigante. Il sole, sempre il sole. No, Gico, che rompimento. È arrabbiato stavolta il sole. Ma no, sembra cinese, non arrabbiato. È arrabbiato. Guarda quanto è arrabbiato. Sembrano di quei samurai, però. Un bel samurai, Gico. Allora, così. Bravo. Però sai dire anche altre parole oltre così? Cosa? È sempre la stessa parola, Gico. Per favore, un po' di descrizione. Okay, di queste... capisci? Da qui dovresti capire, tipo. Non sto capendo, non c'è niente. Cos'è? Cosa vuol dire? Cos'è? Sono come degli animali che vanno sul sole, capisci, non lo so, tipo dei cani spaziali, dei topi spaziali. Dei topi spaziali. Su un letto. Capisci? Quella è l'astronave. Ok. Cico. Dai, capisci? Cosa devo capire? Non si capisce niente. È facilissimo. Che si capisce? Vabbè, è facilissimo. Allora, se avete capito, cos'è quella cosa lì di lato? No, adesso? Io non sto capendo. Non lo so. A 60. Questo è una persona. Come fa a indovinare, Anna? Ma scusa, non si capisce niente. Com'è possibile? Allora, devi capire che Cico utilizza i colori per comunicare, capito? Capito? No, cos'è una cosa rossa a quattro zampe? Qualsiasi cosa può essere Cico. Rossa, non lo so, non Cico. È vero, un cane bravo rosso, Giorgio. No, allora, e quindi? E quindi, infatti? E quindi Cico cos'è? Ah, ho capito. Mamma mia, Giorgio, sei il peggiore. Tutta quella roba. Sei un topo, perché Cico è un po' scemo. Che la larga. Silenzio, per favore, non abbiate tutto questo modo di fare così. Con questo modo di fare, per favore, perché avete rotto lo squicquero. Cos'è questo? Di nuovo sto la stessa parola. Io. Dai, ma che schifo di parola, Giorgio. Cioè, aspetta, veramente. Vabbè, no, non è vero, è carina. Facciamogliela fare, perché così, capito, vediamo un po' l'arte di Giorgio, che fa schifo, però. Ma è vero. Complimenti, no, tu sei un topo. Chissà con cosa può essere, è non Cico. So. Beh, ok. Sì, però esattamente. Un attimo, è molto semplice, infatti non è che ci vuole tanto a indovinarla, mi sento già quasi. Cos'è? Che quello è una cicogna. Di Cico. No, è un'oca. Un'oca? Può essere. Potrebbe io mi sarei essere. Ho capito. Allora, secondo me si può indovinare a 65. Quindi ma diamogli. Ma lo fate così? Stai zitto, non dare indizi, brutta bestia del okay. mondo. Cos'è? Allora, ok, io ho capito. Cosa avevo detto? Bestia! 75! 65! Animale! Ma cos'è? Mostro della. Cioè, come. Cico! Ho capito 75. Sei un ladro! Ricordiamoci, Lion del futuro, di bippare questa cosa che è stata detta. Cos'è quello lì? Cos'è schifo? C'aveva un verme infilato nel sedere. Che Giorgio, sei raccapricciante. Ricordiamoci di bippare quello che ho detto prima, che era molto brutto. Cosa ridi? Sei scema? Due parole rottissime. Rotto. Ricordiamoci della cosa di prima, però. Anche di questa. No, questo non ho detto niente. Non rompere le scale. Non ci provare proprio. Lasciamola, non rompiamo le scale. Ci togliamo i microfoni da dentro la gola. Magari voi due. Vabbè, okay. Di nuovo. L'altra fida di che era peggio. Quindi preferisco questa. Vabbè, allora di nuovo Cico. Non lo so che cosa dobbiamo fare. Un episodio solo Cico. Cioè è brutto pure da vedere. Ti piace Cico? Facciamo la Bad Cico? No, non ho detto questo. Ah, ok, Cico Giorgio. Perfetto. Non ti permettere, sai, un vaso di fiori. Cos'è? Una cicorchidea? Cico lattuga? Sto pensando. Cico alga? Cico... Cico alga. Forse ho capito. Potrebbe essere. Io no. Allora, non so come fa. A 55. Okay, 5. Okay, io non l'ho capito, per favore. Io forse ho capito, ma non sono sicuro. Era quella. Mi è scappato il dito. Ho barato. Però tu hai barato prima, quindi te ne devi andare ben bene so a fare qui. Non lo so. Perché sei una capra. Cico è qualcosa. Però dai, non lo è facilissimo. Dai, cos'è? No. Mamma mia. Bravo, Giorgio, sei un topo. Perfetto. Grazie. Oh, io sono sempre quello che sta più. Qualcuno, tocca a me, zitti. Ridete. Oh, porca miseria. Va bene, questa mi piace, è una bella parola. Allora, fermi e zitti. Okay, vediamo, non c'entra niente, Cico, prima di tutto. Okay. Così la smettete di cercare di indovinare quello. È facile. A me non piace, allora. Stai zitto, sei un mi topo. Mi sa che quella che è uscita prima a me. Silenzio, non puoi indovinare a cacchio di cane. Cosa c'è? Niente. Ho detto niente. Oh. Giusto. Allora, aspetta, che qui è un po' difficile, non vorrei sbagliare. Qua voglio la palla grande, ecco, così, no? Cosa ma c'è? Cosa ridi? Niente. Sei un topo. Quindi sempre. Tu hai scelto questo modo per rappresentarlo. Aspetta, cos'altro, Anna? Io non sapevo come fare. Allora, qua facciamolo così, no? Un pochino carino. Cos'è questa? Dai, la luna verde. Non è la luna verde.
Dai, cos'è? Cos'è? Che cosa è? Del passato, può essere? Una cosa del passato, può essere, sì. Bravo Giorgio, dai. Mamma anche mia. Gli altri, su, che cos'è? Che cos'è? Io la dirò per ultima perché lo so cos'è. È una verdura, Cico, dai. No, no. Cos'è? Cico! Effettivamente le sono grandi. È quello più piccolo! Cico, dai! Boom! Allora sei un cretino, sei veramente un cretino. Ma l'hai disegnato gigantesco, scusa. Come devo fare? Devo usare lo spazio che c'è. Non è che c'è un foglio così, faccio una cosa così. Non si vedeva un cacchio, un francobollo. Ma guarda, allora, te sto pervertito, ma io non lo so. Ah, pure? Certo, cioè, non lo so. Ma fatti la vergogna, guarda, fatti la vergogna. Ti metto pure, non mi piace. Chi questo è questo? Ah, quel cretino di Cico. Oggi siamo solo in quattro. C'è un lato positivo, si disegna più spesso. Quindi io spesso sono io, molto sei... contento. Cos'è quello? Una cacca? Che cosa no, stai? È un bel... una casetta. Una capanna. Grattasole. Stai zitto, tu non devi dare indizi. Perché altrimenti, porca miseria, ti sturo con un cavatappi. Quindi, per favore, okay, regoliamoci. Molto bello. C'è un tizio che sta sopra. Cico. Tetto. Cico. Che c'è? No, cos'è no, no, stai, non hai capito niente. A me vengono niente, brutte cose in mente. Non hai capito niente, Cico! Fidati. Non hai capito niente! Ma cos'è? Cosa sto facendo? Oh, scusate, io provo. Oh, vote chicchiamo Cico secondo cosa mi hai capito. Mi sembra pericoloso. Non hai capito niente! Io ho capito, ok, ora ho capito, tranquillo. Ho capito, ho capito. Allora, al 65 si può indovinare, non al 66. Vabbè, perché così in fretta? Beh, perché era facile, sei stato piuttosto bravo nel disegno. Vediamo, ora tocca a quel topo di fogna di Giorgio. Non so cosa scegliere. Altresì chiamato il topo Splinter delle tartarughe ninja. Anna, se sto parlando non io proprio. Non serve che tu ti metti sopra, brutta animale. Cioè, ma mi spiega, cioè, ma io non lo so. Allora, da quando io e Anna abbiamo avuto l'influenza, Anna si è rincoglionita completamente. Ma quanti bibli sono? No, questa qua si può dire. L'instupidita. Scusate. Però la rimarrò questa qua. Non mi frega. No, io la rimango. Perché va bene, no? Ma chi se ne frega? Cos'è questa? Giorgio, cioè, non lo so. Aspetta, è una sfida. Vediamo se capite cos'è. È finita, questa qua è. Vediamo se capite cos'è da questo. Se no, ecco. Cico! Ah. Allora, posso difendermi così? Allora, io con te non gioco mai più. Ti banno, voto e chicco. Appena è il tuo turno, ti voto e chicco. Non me ne frega niente. Cioè, proprio con cattiveria. Ti Solo perché sono primo, ti rimuovo dagli amicizia. Proprio. Cico è primo. Cico, chi è questa persona che voi chiamate? Cico è primo? Sì, è stato l'ultimo. Raga, perché ha barato. Da adesso in avanti lo sturiamo. Prima di tutto metto mi piace ad Anna. Così magari, sai, cos'è il nuovo Cico? Sì, ma era un disegno di Cico. Questo qua sarà sicuro Cico, Forse no, lo so no, io. No, devi darmi tempo. Ti prego okay. È importante. Va bene, okay, ti do tempo. Però io credo di averlo già capito. Perché, insomma, ce ne sono solo un certo numero di parole con Cico. Infatti, io sono pronto, eh. Allora, se tu indovini, ti giuro che se indovini prima di me Anna Anna! Ma è volgare! Anna! Ti voto e chichiamo! È un insulto questo! No, così è peggio! Credo di aver capito, però è terribile! È un insulto questo! Si può indovinare a 65, Cico a 65! Ok, portiamo a finire questo, no, questa vergogna. Stai zitto, stai zitto, perché te devo proprio dare la banana. E non parliamo della questo, parola, non parliamo della parola. Questo. Tocca a me, ok, tocca a me. Ma a me stanno uscendo. Cico sbattere sul tutto. Zitto, topo. Allora, mi stanno uscendo tutte parole di un certo tipo a me. Però va bene, lo accetto. Allora. Meno piace. Così, ok. Così. Ok. Così e poi un po' così. Oh, che bravo! Sono molto bravo. Hai dominato? Stai zitto, non devi provare. Okay, okay. Allora, l'ho già fatto, pisellino. Giorgio e Cico. Allora, la finiamo? O ci abbiamo tutti e due una certa malattia del cervello che non si può dire? Vabbè, lì, ok. Perché secondo me ce l'avete se continuate così, eh? Pochino. Vabbè, andiamo avanti col disegno, va? Ma guarda te sti cretini. Allora, scriviamo un po' di cose così. Sì, ma non prende piede. Stai zitta. Allora, prima di tutto, già ha preso piede e tu non lo sai. Cosa vuol dire? Non capisco. Allora, è facile. Lo potete indovinare in modo molto semplice. A quanto? Quando, no, aspettiamo ancora un attimo per dare del tempo a questi due che hanno, poverini, quella malattia della cretinite. No, io forte. Non indovino, eh. La cretinite è proprio quella lì pesantissima, ce l'hanno tutti e due. Vabbè, no, ma cos'è? Non sono calze. Allora, aspetta, ti posso dare un indizio in più, perché Anna è stupida. Ok, dimmi. Qua c'è una parte, no? Cos'è questa? Ok. Cos'è? Questa qui è una fetta, palla. Dai, una fetta. Secondo è una fetta. Me dovresti mettere anche dei punti bianchi. È una fetta, è giusto? Bell'idea, una fetta. Anna. Bell'idea. Ah, aspetta. Dai, è semplice, è semplice.
cos'è? Cico, hai capito? Non lo so. Dai, non lo so. Dai, è facile, Cico. Cos'è? Cico, cos'è? Anche qualcuno nero. Ma per cos'è? Il pepe. So. Cos'è? Cico, c'è del pepe dentro. Dai, ti ha dato l'indizione, dai. Anna. Cos'è? Cos'è? Dai, Cico. È un biscotto quello. Ma tua sorella è un biscotto. Che cos'è? Beh, era semplicissimo. Sei un caprone. Ma che ne so. Però mi va bene perché così io ti ho dato proprio la piscia e sei rimasto indietro. Puzzinoso. Perfetto. Ma io sono ultimo. Bravo, perché sei un ratto. Pensi a scrivere le parole brutte invece di indovinare. Brutto topo. Guarda te. Allora. È il topo delle tartarughe ninja. Però dai, alla fine della serie maestro, quando le tartarughe ninja sono grandi e ormai il topo è diventato solo un peso per loro. Quindi no, sei quello, no, cos'è no, quel sole? Ma il sole è piccolino, questo, sembra un foruncolo il Giorgio. In prospettiva, capito? In prospettiva, quello cos'è? Lo scatolone dove vivi? No, la busta della spesa. Una ok, poi così. Una matriosca di case. Ma che sei terribile cosa a disegnare. Cosa sta succedendo? Okay. Ah, okay. Ho capito che cos'è questo che è molto bello. Credo di aver capito io, eh. Anch'io. Potrebbe essere. No, questo non ci sta. Non è quello, non ci sta, non ci sta. Non lo so, allora. Potrebbe essere. Ma quanto posso indovinare? Ah, ho indovinato. Vabbè, non pensavo. Bella. No! Non male, devo dire, Giorgio. Ho sbagliato. Quella lì è la luna rossa che talvolta appare nella Minecraft. Molto bravo, molto bravo, molto bravo. Tocco di classe. Devo battere un pochino le mani, quindi un abbattimento di mani. Mamma mia, vai, per Cico, insomma, un po' vai, modesto. Queste parole fanno un po' stai schifo. Stai zitto, un po' come te, perché ma sei un schifo. Topo. Sì, va sì, bene. Fai veramente schifo. Scriviamo che Giorgio è brutto nei commenti, e sì, ma sì. No. Oppure che è bello, a seconda dei gusti, insomma. Okay. Cos'è? Allora, c'è una freccia che indica Cico di legno, perfetto. Esatto. Mettiamo non mi piace, comunque, per non sbagliare. A me piace Cico di legno. Va bene, Cico di legno è molto brutto. Poi che cosa succede? Basta, diciamo ci sono che due sfere. Oggi Giorgio non si sta impegnando proprio. Ma comunque. Perché mi escono parole schifose? Giorgio, fai veramente scusate. Schifo comunque, ce non lo so. Faccio, aiuto. Cioè, io fossi in te disegnerei qualcosa, perché se pensi di essere simpatico con le ma tue frecce, ti fare, sbagli scusami. Di grosso, sei un animale. E questo qui è un Cico SCP. Secondo me è un Cico come lo so fare, scusa. Cico molto magro, Cico magro questo. No, no, aspetta, sono i bottoni, ora gli faccio tutto. Ah, guarda. Ok, Cico grasso, allora. Cico è un Cico di neve. Cico di neve questo qua. No? È vero. Cico di neve. Ma no, di legno. Ma non dovete farmi tutti i problemi su che cos'è, Cico. Cioè. Cico. Ma anche il naso da carota, guarda. Non oh Giorgio, non è facci capire che cosa, qual è la caratteristica. Ma non è una, non ha una caratteristica, cioè è lui, però è lui normale. Brutto sporco, brutto sporco. Via. Quanto è sporco Cico. Cioè veramente Cico, cioè, se tu gli dai una carezza ti esce proprio il fango, capito? Dai, sono troppo forte, dai. Così, una cosa orribile. Sì. Allora, Anna, mi piaci. Vai, metti qualcosa di disegno bello. Mi piace. Ok, è sempre Cico nudo questo qua. Cos'è che è tutto rosa? Ah, quando è no, nudo non è rosa. Cico, non è Cico, non è Cico. Questo qui è. Oh, ma oggi non è uscita ancora nessuna ship. Secondo me. No, è vero. No. Potrebbe essere adesso. No, non è vero, non è uscita, non è uscita. Non è uscita nessuna oggi. No, niente. Non è una ship questa. Oggi tutto Cico esce. Come mai? No, non è neanche Cico. Cico con i capelli. Anna, per favore. Cosa c'è? Sei tu. Questa è Anna. Aspetta, aspetta. Non è l'inizio. Già, Cico, non potevi indovinare. Anche tu l'hai fatto, vero? Vabbè, non potevi indovinare. Potrebbe essere. Ok, questo è l'inizio. No. Ok? Pion. Perfetto. Ora, questo è. Arriviamo alla fine. Il resto, una banana. Cos'è? Ah, era facile. No, ho capito. Spinata. Allora, Cico, io a te non darò neanche un indizio perché devi perire. Hai capito? Devi perdere. Devi. D'aiuto, aiuto. Oh. No, no. Devi arrivare sotto a Giorgio. Devi proprio avere. No, non la so. Non so come è scritta. Come non sai come è scritta? Cosa hai scritto, Giorgio? Ma dai, in realtà la Sbananu. Parte di sopra è fuorviante. Mi divertivo a fare una cosa. Dai, è semplice, raga. Cos'è la parte sotto? La banana. Scrivilo, no, cretino. No, banana era. Ma perché c'è la tua faccia? Ma abbiamo detto tre ore. Cico l'ha scritto dopo banana, la che animale. Oh, tocca a me, state zitti prima di tutto. Allora, questa qua voglio il silenzio. Allora, non okay, mi piace se lo metti assoluto. A quel ragno di tua sorella prima di tutto. Ragno. Allora, zitti che devo disegnare. Tocca a me, Qua sarà difficile. Allora, ok, concentrato. Silenzio. Nessuno parli, mi raccomando. Zitti. Ok, nessuno. Allora. Tutti zitti. State zitti. Continuando a dire cagate. Tutti allora. Zitti. Qua ci abbiamo. Mi avete fatto sbagliare. Guardate. Porca miseria, stavo andando a fare Cico marrone. Aspetta. Ah, sono io quindi. No, no, il problema, se no facevo bene. È una pentola. No, è tua sorella. Allora, prima di tutto.
partiamo dalle basi, perché se no non viene bene il disegno. E non mi sembra relativamente giuste. Poi ci abbiamo un dettagliuccio. Ovviamente ci sono ancora dei pezzi di capelli lì, però. Non fa nulla, non fa nulla, non fa nulla. Ci abbiamo queste due cose che dice, cosa sarà mai. Però, non potete indovinare, rompete le scatole, eh. Prima di tutto, dovete farmi finire, perché questa qua è un'opera d'arte. Allora, qua ci abbiamo così, così e un pochino così, ok? Poi dopo, ho paura questa stai cosa, zitto, ci abbiamo un dettaglio che è qua. No, ci abbiamo due dettagliucci, che sono gli occhi, perché ha due occhi veramente. Ne ha quattro? No, due ne ha. Gli altri due non quattro, sono occhi. Stai zitto. Due azzurri e due marroni. Porca miseria, mi fa arrabbiare, eh. Questi sono occhiali, questo, animali. No, ne ha sono quattro. Ne ha cinque. Ne ha cinque. Oddio. Non siete simpatici, fate ridere come un nel sedere. Allora, in realtà ne ha sei, perché quello sotto è chiuso. Facciamo così, prima di tutto, no? Che c'ha le braccia, perché è un umanoide. No, la tua. La smetti di descrivere. Ma è pelato! Oh, ma mi fa. No! Ma cos'è? Ora c'ha i capelli! Rompere le balle. Allora, qua c'ha così. E poi, vabbè, andate a fare in. To, c'ha i piedi così. Ma che razza di lavoro è? Dagli occhi così. Andate a quel paese. Dai, dai, cos'è? Giorgio, grazie. Andate a quel paese. Oh, io lo volevo fare bene, mi avete distratto. Non mi è venuto bene, sì, ma è colpa vostra. Cioè, veniva benissimo. Era un'opera d'arte incompiuta. I piedi cosa sono? Ma, dai, sono uguali a quelli tuoi. Sono nella vita reale. Giorgio si muove tipo polpo sotto la scrivania. Va, guarda te. Questo allora, è Alex Grass. Qui. Dai, è una roba lunghissima. Alex siete Nauts. Pronti? No. Siete pronti? Ok. Due volte Alex. Alex Nauts, Alex Nauts. Doppio Alex Nauts. È un pozzo in cui Alex è caduto e ha messo una bandierina. È gol. Una bandierina. Golf. Bene, allora un po'. Potrebbe. Allora facciamo bene i contorni. Ma è sempre dritto. Alex. È Alex con Giorgio dentro. Aspetta. No, è il contrario. È una bandiera. Giorgio con Alex dentro. C'è della puzza. Capito, ho capito adesso. Ma cosa hai capito? Cosa vuoi capire? Cos'è? Non c'è nulla. Un po' così. Ah, ho capito io. Un po' così. Posso indovinare 75 io, perché ho deciso così. Ma io non ho idea cos'è. Bravissimo io, è abbastanza beh, Anna c'è andata. Guarda, quel ratto, quel topo di fogna di Giorgio aveva colto. È proprio un topo. Cioè, veramente, io non lo so com'è possibile. Voi sapete nel 1000, quando era? 1300, che c'era la peste, no? Voi immaginate tutti dei Giorgio che correvano per le strade di Firenze e di tutti gli altri paesi dell'Europa e imperversavano, capito? Tutti con la peste, con i denti tutti pieni di peste, mordevano la gente, cagavano in giro nei raccolti. E tutte le persone che mangiavano le arance dentro. Aprivano l'arancia, c'era tutta la cacca di Giorgio con la peste dentro. E tutta un'epidemia più disastrosa fogna, dell'Europa cos'è? È stata dovuta da Giorgi. Tutti i Giorgi. Un fiume di Giorgi. Quello che stai dicendo, sì, potrebbe tutto quel fiume di Giorgi che correvano per le strade e pisciavano in giro. Tutta una cosa raccapricciante. Questa è stata la peste. Andiamo avanti. Okay, una lezione di storia. Una lezione di storia con l'Ionio. Che cos'è sta roba? Una fogna? Aspetta, ok. No, era una fogna. Sì, sì, no, è quella, giusto. Bene, però c'è un tavolino. Un tavolino. Un tavolino. Un tavolino. No, un tavolino. Un topolino. Un topolino. Oh, non ci credo. No, non ci credo. Tanto hai perso. Ma cioè, guarda. Sembra un ragno. Cos'è? È la prima volta. Ma perché c'era? Cosa c'era lì sopra? Ah, quello è un topo. E a me sembravano due braccia. E dicevo, boh, vabbè. Ok. Importante indovinare comunque. Bene, vabbè, tocca ad Anna. Sono uscite già tutte queste parole. Interessante. Metto non mi piace tanto per no, poverino. Questa è Anna. Che, questa sarà sicuro una parola. No, questa qua è una roba con streci. No, non può essere. Allora, con streggio. No, la sciarpa. È una pistola. Stefano. Allora, ok, ho capito. Non è una pistola, è Stefano. Vai, che questa la saltiamo. Che è brutta. Vai, Stefano. Veloce. Stefano è brutto. No, ecco, è bellino, carino. Ah, così. Non lo so come si scrive. Ciao, Giorgio. Cico. Okay. Cico, dai. Beh, non era difficile, cioè, insomma, se non sai i nomi di noi, cioè, porca miseria. Il numero. Ah, tocca di nuovo a me. Intrigante, intrigante. Mamma mia, okay. Credo che mi dedicherò ad un'altra opera d'arte in questo momento. Mi sembra giusto. Allora, silenzio, per favore. Prima di tutto, dobbiamo partire. Quei pollici, sapete dove li dovete mettere? Ecco, no? Qua. No, era per indicare dove devi partire. Stai zitto. Allora, facciamo qui tutti questi dettagli, perché questa volta partiremo subito. Dai capelli, in modo tale. Ma è troppo i capelli questa, no? Signora, eh? Cos'è, un arco? Cos'è? Vabbè. Ah, beh, l'importante è che ce li abbia. Poi dopo passiamo a un dettagliuccio più intrigante, no? Che è gli occhi. Posso fare una domanda? È per caso la strega delle Maldive? No.
Non è la strega delle Maldive, no, non lo è. Poi continuiamo questa fantastica opera con del colore, perché il colore è molto bello. Quando possiamo indovinare? Cos'è? Vabbè, non lo so. Quando possiamo indovinare? Cos'è? Potete indovinare. Ho un rastrello nella mano. Che a casa, a casa, a casa. Ettore, che cos'è? E sei tu. Però a mia difesa devo dire che quando volevo fare il corpo ho voluto per chiccarti. No, Anna, non chiccatemi. Praticamente io ho cliccato destro col mouse, quindi è venuta questa linea dritta e poi ho dovuto continuare, quindi ho dovuto fare l'altra parte. Però se vuoi ti faccio dei bottoni carini. Hai compensato, però hai compensato. Porca miseria, non so fare, non so. Ma mi hai fatto gigantesca. Ma Giorgio prima ha fatto una fogna che sembrava, porca miseria, l'interno del corpo umano. È vero. Andiamo avanti. È vero. Tocca a Cico. Vediamo questo suo bellissimo disegno. Vai. Forza. Di solito, guarda metto, qui. Non mi piace perché sei un così. Baro. Guarda come punto. Un albero è questo. Così. Qua. Enorme, così. Un albero enorme. Un alberone, mamma mia. L'albero azzurro. Il sol leo. Il sole. Allora, cioè, manca dentro l'albero, però. Che okay. Due soli. Questo qua è un po' strano. Allora, qui sopra si trova qualcosa. Sull'albero. Cosa c'è sugli alberi? Le mele. No, i rami, E poi chi c'è? Le pigne. Un uccello. Okay. Cos'è quello, Giorgio, durante l'epidemia? Che si appende sugli alberi? Pipistrello, un pipicico, allora, no? Un po' così. Non borbottare, non sei Giorgio, non so se lo stai disegnando. Sei sempre un topo, ma i topi non stanno sugli alberi. Cos'è? Cosa c'è? Ta-da-ta-da. Cioè, è uscita tre volte di fila sta parola. Ma era davvero topo? Io non sì. penso. Perché i topi non. Vabbè. Ma lasciamo che topi conosci? Ma non lo so, tu che topi conosci che stanno. Allora, una è uscita e le altre due sono a mio sfavore. Vai, una di quelle a tuo sfavore. Vai. Va bene. Vai, tutto felice. Favorisciti. Allora, questa qua sicuro è o è The Bad Nauts o è The Bad Chico. Quindi io metto mi piace. Perché. Cioè, vabbè, allora ho giudicare. Visto punto rosso, dal rosso è probabile. Però facciamogliela disegnare. Perché che schifo. Giorgio! Giorgio, fai qualcosa. È un prosciutto. Non era quello. Quella è la bocca. Martello. Fagli l'occhio chiuso. Ok, va bene. Beh, non male. Mm-hmm. Cos'è? Ok. Cos'è quello? Il piercing? Cos'è? No, è il naso. Ah, va bene. Vai, fai l'altra parte così possiamo indovinare questo disastro. Sì. Un po' più la indovino perché è stato troppo. Però Giorgio ha la boccuccia più piccola. Sì, certo, non topo. Ma è che storto lui, faglielo guarda. Finire. È molto bello. Ok? Bello. Io non ebbe. Certo, tu sei triste, Cico, però ci bacia di volentieri. Ma dimmi te. Vabbè, come hai sbacciato il naso allora? Ok. Abbiamo concluso qui. Sono arrivato primo, anche se Cico è stato un degno avversario. Per questa volta è tutto. Lion, troppo Cico, forte. Giorgio ed Anna out. Ciao. A fanculo. Quante